Don Primo Mazzolari. Sabato Santo 1959. Siete venuti in tanti. Questa predica, che è insieme dolce lamento ed effusione continua di confidenze tra il cuore del sacerdote parroco e i suoi figli, diventa testamento per i suoi giovani. Miei cari fratelli, siete venuti in tanti perché avete ascoltato il canto ammonitore del gallo di cui vi ho parlato ieri sera, tra i simboli della passione del Signore. Abbiamo sentito per questa Pasqua un invito che ci viene da un animale domestico che è servito sulle labbra del Maestro per mettere sull'avviso il capo dei suoi apostoli, che troppo sicuro aveva bisogno di un pochino di ammonimento da parte del Signore, perché sentisse che nessuno di noi può essere fuori dalla tentazione e dal male. E siamo qui, miei cari fratelli, siamo qui come Pietro. Abbiamo anche noi domandato perdono al Signore, l'abbiamo guardato l'altare, il crocifisso, e lì ci ha guardato, e la sua grazia è discesa su di noi e ci ha restituiti la possibilità di poter arrivare qui davanti all'altare e di riceverlo. Questa sera sono tanto stanco che non ho neanche la forza di potervi fare uno di quei soliti discorsi pasquali che rappresentavano un atto di comunione paterna tra il vostro vecchio sacerdote e i miei cari figlioli. Però, siccome la maggior parte di voi sono dei giovani, li vedo qui davanti, li ho visti prima sul piazzale della chiesa, tornerò a vedervi qui nel vostro volto giovanile quando vi presenterò il Signore come dono pasquale. Lasciate, e lo domando un pochino come permesso ai miei cari fratelli maggiori, che mi lasciano un pochino di confidenza in questo momento con questi miei cari giovani, che non ho sempre la possibilità di potervi vedere e di potervi parlare in una maniera particolare. E sapete perché prima di tutto vi parlo? Perché voi siete i più generosi, perché siete sempre i più pronti ad ascoltare il richiamo di queste circostanze divine. Non avete dei pregiudizi, non avete delle vergogne. Vi sentite in chiesa come a casa vostra questa sera. Non così vedete alcuni dei miei fratelli maggiori. Si sono un po' staccati da una tradizione così bella. E guardate che quando dico tradizione bella, dico quello che c'è di più vivo e di più buono nel nostro paese. Vorrei domandarvi, ieri sera, quando abbiamo seguito la croce che il vostro vecchio parroco portava e c'era quasi tutto il paese, non avete provato nel vostro cuore che quello non era uno dei soliti gesti, non era un andare insieme a una solita maniera, ma era il trovarci insieme con un desiderio comune, con qualche cosa che ci faceva bene. Provate a confrontare uno di questi momenti, anche quello che viviamo adesso,
qui in chiesa, vedete, l'avete riempita da soli. Se vi guardo, faccio fatica a trattenere la commozione. E ditemi, non vi trovate meglio qui che in certi luoghi? Non siete più buoni qui che in certi luoghi? Non vi volete più bene qui che in certi luoghi? Non avete dimenticato qui questa sera, davanti al sacerdote che rappresentando Cristo vi ha dato l'abbraccio del suo perdono? Non avete dimenticato quello che ci pesa sul cuore e che ci fa star male? Dicono che la religione non serve. Qualche volta ve le siete domandate anche voi, a che cosa serve andare in chiesa? A che cosa serve il pregare insieme, l'inginocchiarci e domandar perdono, venire alla balaustra, assistere alla messa? Io penso però che in questo momento, senza bisogno che io vi risponda, voi non avete più il coraggio di porvi questa domanda. Sentite che è una buona cosa. E io sono certo che nessuno di voi domani si vergognerà di essere stato a mezzanotte nella nostra chiesa, insieme al vostro vecchio padre, inginocchiati davanti a un altare dove il Cristo non è più il morente, dove il Cristo non è più il sepolto, dove il Cristo è la vita. Ecco, vedete la grande parola, la vita. Miei cari figliuoli, il Signore vi domanda questa sera, perché veramente voi possiate vivere, vi domanda un atto di generosità. Vorrei dire, vi domanda una resistenza. Qui vi sentite richiamare a tutti i motivi di nobiltà che portate dentro nel cuore e nell'anima e anche nel vostro corpo, perché è consacrato anche il vostro corpo. E voi avete visto che ho consacrato prima l'acqua che serve per il battesimo. Ed è un battesimo dove il nostro corpo è così presente da diventare non un simbolo, ma la realtà su cui si posa la mano del sacerdote, su cui sende l'acqua, su cui sende la preghiera, su cui sende anche il segno di croce che consacra gli elementi fondamentali anche della nostra vita corporale. Signore, vi domando un momento di resistenza. Lo so. Dove voi vivete, le difficoltà che incontrate, l'aria che respirate, i discorsi che sentite, gli spettacoli a cui partecipate, le letture che fate, le compagnie che frequentate, è tutto un pericolo. Il pericolo di perdervi, di non trovarvi più niente di chiaro, di pulito, di sereno, di nobile, di onesto, nel cuore e nell'anima. Io penso che voi questa sera, appena perdonati come me dal Signore, misurate ancora di più la difficoltà di vivere bene. Non si può resistere se non abbiamo dentro una convinzione, qualche cosa di nostro. Quando uscirete di chiesa, la messa sarà finita. Voi tornerete alle vostre case. Io vi guarderò. Forse qualcheduno di voi avrà un pochino fretta, non aspetterà neanche il commiato che io gli darò. Andate,
la messa è finita e la benedizione con cui si accompagna il figliuolo che se ne va. Rientrate nella vostra vita. Domani ritroverete le stesse difficoltà, troverete le stesse prove, vi verrà voglia di non credere più nel bene, troverete che fare il galantuomo è una bestemmia, guarderete certa gente che fa fortuna sporcandosi e forse li invidierete. Vi domanderete se non è una stupidità a mantenersi onesti e puri nella vita. Le troverete ancora queste tentazioni. Questo vostro povero vecchio parroco, che questa sera guarda i suoi figliuoli qui così raccolti e così attenti, vi accompagnerà con la sua benedizione. Guardate che differenza che c'è quando incontro uno dei miei giovani e quando incontro altre persone. I giovani mi passano vicino e mi sorridono e salutano come salutano i figliuoli un vecchio papà che li incontra. Questo vuol dire che c'è sempre nel vostro animo, anche nell'incontro col sacerdote che vi ricorda momenti di difficoltà e qualche volta delle parole dure, c'è ancora la possibilità di poter capire che questo richiamo è un richiamo buono. Ebbene, miei cari figliuoli, accettate questa parola pasquale che vi dà bene, che conferma quello che di buono avete dentro, che vi rende più giovani, perché quando si ha l'occhio puro e il cuore puro, come tutto va meglio, come anche le difficoltà possono essere superate. E guardando ai miei uomini, alla gente della mia età, 50, 60, ma io sono al 70, quindi vedete quasi quasi qui dentro, sono un po' come il vostro nonno, vorrei dire vogliate bene a questi figliuoli, aiutateli a camminare diritto, a credere nell'onestà, a credere nel lavoro onesto, a credere nell'amore buono, aiutateli a formare il loro avvenire. Non conturbatevi, non offuscatevi, sappiate che il domani di Bozzolo è nelle loro mani. Siccome noi vogliamo bene al nostro paese, dobbiamo aiutarli a preparare questa nuova Bozzolo, che in questa sera della resurrezione io mi sento di potere quasi guardare con una tranquillità piena, perché lasciatemelo dire, se c'è una soddisfazione che io domando al Signore è questa, che quando chiuderò gli occhi io possa dire i miei figliuoli camminano bene, e allora dall'alto mi sembrerà di poter continuare come in questa sera la comunione pasquale, che è della vita la promessa, la certezza e la benedizione.